Questo pomeriggio un aereo partito dall'aeroporto di Ronchi ha dovuto far rientro allo scalo per un incendio ad uno dei motori. In seguito a tale incidente, durante la manovra di atterraggio si è verificato un cedimento del carrello che ha comportato un ulteriore incendio, stavolta all'ala destra. Come mai in pista, a parte l'andirivieni di un mezzo dei vigili del fuoco, non si vede traccia dell'accaduto? Perché, per fortuna, lo scenario drammatico di qui sopra era parte di un'esercitazione. Attraverso delle procedure in essere c'è un'analisi continua del processo, una formazione continua dei nostri dipendenti, in modo tale che garantiamo le operazioni sicure per i nostri passeggeri, per i nostri colleghi operatori, per i vettori, ma anche per gli abitanti che vivono in vicinanza al sedime aeroportuale. Una settantina di persone, fra comparse ed addetti, ha affrontato le criticità che potrebbero verificarsi in occasioni del genere, trasformando alcune zone dello scalo in situation room o in altro, per testare la prontezza delle risposte. Abbiamo simulato anche come scenario l'aeroporto che avremo il prossimo anno quando andremo a rifare la pista di volo e di conseguenza abbiamo utilizzato il raccordo Sierra come pista di volo 09 right e 27 left, che appunto sarà la pista di volo che garantirà l'operatività dello scalo durante i lavori di rifacimento della pista principale. Per rendere il tutto il più verosimile, all'esercitazione denominata Aquileia 2018 hanno partecipato anche Protezione Civile, SORES e Forze dell'Ordine. Per la prima volta non abbiamo voluto rendere pubblico lo scenario, ma lo scenario e gli eventi è stato di volta in volta comunicato durante l'emergenza, appunto per renderla più reale possibile.